Oltre a Barletta ci sono anche gli altri due capoluoghi dell'abate a beneficiare dei fondi Pinqua Qualità dell'Abitare. Si tratta, ricordiamo, di interventi di riqualificazione. Ad Andria il finanziamento più elevato del territorio con 45 milioni di euro per un nuovo assetto urbano in prossimità delle tre future stazioni. Abbiamo approfittato di quel bando, ci siamo candidati nonostante non abbiamo uffici strutturati per le progettazioni, ma questo è stato reso possibile perché sin da subito abbiamo avviato la rete di rapporti, la rete di collegamenti con Ferrotramviaria, appunto, che ci ha consentito di partecipare al bando anche mettendo in atto queste proposte progettuali. E allora terra, aria e acqua sono finanziabili. Tra l'altro sono anche consultabili sul sito, sono dei progetti bellissimi, riguardano appunto la riqualificazione urbana, l'abitare sostenibile, quindi un concetto completamente diverso. A Trani invece vanno 30 milioni di euro per l'area Petronelli, la costa a nord della città e l'ex distilleria Angelini. Noi arriviamo praticamente terzi in Italia e sesti in Italia con entrambe le proposte. Tre aree importanti nella nostra città. Penso tutta l'area dell'ex distilleria Angelini, quindi praticamente nella zona accanto al castello, penso a un pezzo del quartiere Sant'Angelo, ma soprattutto al quartiere Petronelli, c'è tutta l'area delle palazzine di edilizia economico-popolare, ma con riferimento soprattutto a tante aree verdi che saranno realizzate completamente ex novo con parchi giochi.